non hai capito. Se non hai capito. Posso? Assolutamente. Prendo anche questo. Siccome sono un semigiornalista, guardo con tranquillità. Prego, prego. Se vuole le racconto anche qualcosa. Decodifico da qua, poi mi faccio vivo col telefono. Grazie. Chi sa, quindi realtà virtuale, realtà aumentata, c'è niente. Qualcuno che. Qualche editorella che. Non sono business partner, credo sia proprio di IBM. Ah, ho capito, quindi. Va bene. Grazie. Guarda anche lei in quel sito lì, perché il futuro è lì. Dice. Sì, sì. Grazie. Più pass? No, sì. No, no, non è proprio questa parte da schifata, non devi vedere quella del cavallo. Mi fai vedere quella del cavallo? Certo, ecco qui, quest'opera è di David Alfaro Siqueiros, di Rexilino Suarini. Recupero una birra, eh. Grazie, sono un giornalista e dopo guardo come un calmo. Glielo porto vicino. Grazie. Sperando sia ancora. Sì. Sperando non si sia fatto danni. Grazie. Prego. E la scusa per comprare uno nuovo? Ah, ecco, allora va benissimo. Arrivederci.
dei quantistici. Salve. Sulla realtà aumentata, realtà mista, avete qualche, c'è qualcosa di... C'è rispetto qualche... a quanto compito? No, no. Chiedevo se per caso qui è presentato qualche soluzione in realtà... Sì, qua dietro c'è una soluzione tipo di escape room che utilizza la realtà aumentata con, degli, con dei visori. Ah, ho capito. Dove, scusi? Ah, qui è realtà aumentata? Qui c'è realtà aumentata? Immersiva, sì. Capito. E come opera, tanto per? Io sono un giornalista, per cui mi interessa questo livello paradidattico. Come funziona la tecnologia? Beh, qualcosa di base lo so già, come lo utilizza? La soluzione che avete voi, che proponete sul mercato, cosa c'è di particolare? Allora, rispetto a Magic Leap, rispetto a Oculus, rispetto a... Questo è un visore Asus di cui non mi piace parlare, lasciamo perdere, anche perché hanno smesso di produrlo e avranno avuto le loro. Questo invece è l'HTC Vive, probabilmente hai già sentito, ed è praticamente l'avversario di Oculus, ok? E di chi è il prodotto? Che... HTC, che in realtà è Valve, Steam, cinese, più o meno, comunque HTC. Ma è quel cinese che è fuggito da Magic Leap e si è fatto un'azienda autonoma a buon mercato, no? Questo qua di HTC è una buona persona, è il nostro capo programmatore, anzi è in contatto con lui, è molto simpatico, una persona molto interessata al progresso e allo sviluppo della realtà virtuale. Lavorate in collaborazione con Politecnico di qua o di Milano o di Torino oppure no, per fare queste applicazioni? Questo? Sì. No, non siamo in collaborazione con loro, avevamo fatto discorsi per qualche cosa, però... Non siamo ancora persone. Ho capito. Noi siamo un'azienda, noi siamo Another Reality, siamo un'azienda, una startup di ormai qualche anno fa e ci stiamo affermando nel mercato in questo settore perché siamo bravi in quello che facciamo. E cosa avete di peculiarità? Sì, cosa fate di particolare? Sviluppiamo software in realtà virtuale, immersiva e augmented. E in questo qua che abbiamo fatto è un escape room, appunto, dove si gioca in realtà virtuale, quindi totalmente immerso in un altro mondo, okay? Col visore, i joystick. Ho capito. Questo funziona con i sensori infrarossi, con le torrette che vedi lassù. Ho capito. Prego, scusi. E praticamente ci immergiamo in questo mondo. Ho capito. Senza far perdere tempo, su internet trovo la vostra ditta ed è tutto spiegato, no? Sì, abbiamo il nostro sito. Capito. E se vuoi anche informazioni basta che ci mandi un'email. Siamo Another Reality con un R. Ho capito. La R con Another. Sì, ho visto. Non c'avete anche... un foglietto qui in vostro, no? No, niente. Comunque Another Reality. Siamo anche su Twitter. No, comunque Another Reality è già di facile memorizzazione. Comunque... Ok. Se ci cerchi ci trovi. Okay. Grazie. Grazie a te. Auguri grazie. Per la vostra attività. Grazie mille. Grazie, il libro l'ho recuperato. Ah, preso tutto. Tutto. Grazie. Grazie.
buono ciccione. Posso? Thank you.
fatto niente. Thank you.